Non posso fare un video degli errori, per favore, fa un video a parte con tutto il backstage. Paolo, ti prego. Devi venire con la decappottabile. Sì, naturalmente. Decappottabile, hai detto, no? Se arriviamo a 2000 like per questo video, nel momento esatto in cui ci arriveremo, uscirà il backstage. Siamo uno dei backstage più fighi del mondo, abbiamo No, posso dirvi una cosa, perché voi pensate, ma da un video del genere, come dai, non so mai, da un video del genere, come fai a tirare fuori un backstage? Cioè, noi da un video del genere abbiamo tirato fuori un backstage che forse è più lungo del video in sé. No, Fede, Non te l'aspettavi? ma io sono troppo bassa rispetto a te. 3, 2, 1! Ma se tipo l'abbassassi un po' di più. No, sei No, troppo non lo alto. sai, non lo sai, perché io poi vieni qua col tino. Io sono bassa, Ci vedi? scippiamo. Dobbiamo iniziare a registrare, però non iniziare il video. Ciao ragazzi, oggi faremo un video bellissimo nel quale parleremo della pagella. Abbiamo iniziato il video, prego. Non c'è più scusa. In realtà ho un po' paura a registrare questo video dopo lo scorso, perché sai, noi commenti, ma poi che fine ha fatto l'altra cosa di Fambu? Che poi Snoopy, se tu ti togli, Snoopy sta tipo al cinema. Snoopy sta là che ci guarda a registrare e la gente che guarda il video ti ha osservato perennemente da quest'uomo. Come si va a dire a Snoopy? 50 sfumature di Oh Snoopy. cazzo! Tanto il bacio l'abbiamo fatto già nel video con Zlatan, ora partirà. E di che pagelle parleremo? Delle nostre. Ah, vabbè, se vuoi, io volevo parlare delle loro. Però Hanno già fatto Devils. Ah, è parliamo delle nostre. Però adesso ho fatto 150k. Ah, ma tanto chi copia su YouTube fa più visualizzazioni, no? Almeno ragazzi è una persona sincera. Sono una persona sincera. È da apprezzare. Non mi piace essere preso per il culo. Ah, sì, anch'io, anch'io. Sì, ha fatto un movimento innaturale il tuo dito. Buongiorno ragazzi, allora, oggi avevo intenzione di interrogare qualche volontario? Io, prof. Un po' della pausa, un secondo. Ah, Ma mo proprio col fare, cioè, che dici, mo so cazzi tuoi, ma vieni, vieni. ah, Marconi, vieni. Io non mi sta più per tanto, vedi, via per culo davanti alla sera, una volta in più, una volta in meno. Mi sono concentrato, questo. Potresti studiare. L'autismo, da quanto ce l'hai? Posso fare un video degli errori, per favore? Un video a parte con tutto il backstage. Paolo, ti prego. Ok, Marconi, parlami dell'amore di Lucrezio. Questo, se fosse un'interazione decente, dovesse essere questo. Però lei è partita... Ok, fammi un punto della situazione Ok, Marconi, fammi un punto della situazione in linea generale su Lucrezio. Sì, allora, Lucrezio nasce a Bambù nel 1900... No, bambuna. No, però devo parlare tanto, poi c'è tutto da dire, posso dire delle cose che non mi fa ridere. Che comunque seguiva degli stili che potevano essere considerati un po' arnautopelatoci e di conseguenza... Fede, Non riesco a è un andare parto registrare con te. Sì, allora, Lucrezio è considerato uno dei poeti più importanti della sua epoca, viene definito un poeta visivo proprio perché nelle sue opere... La caratteristica principale è la ricchezza delle immagini, e appunto tra le sue opere più importanti troviamo il De rerum natura. Ok, perfetto, Ok. Marconi.
Una domanda sempre su questo argomento. Sì. No, va bene, ok. Allora, parlando di Lucrezio, no, l'amore, una delle sue opere più importanti, secondo te, qual è... secondo te, qual è la correlazione tra l'amore, appunto... Secondo te, qual è appunto la correlazione tra l'amore... Perché sto per dire una cazzata tanto grande che mi fa ridere solo a pensarci di dirla. Allora, secondo te qual è la correlazione tra l'amore, appunto, taglio tattico perché mi ha da ridere, e la massa del sole? E la massa del sole. Però, come tu pensi, però comunque ci può stare. Non viene da lottare. Guardo lì. No, perché ti guardo, vedo questa faccia e dice, ti prego, non dire la cazzata. Quindi finiamo questo video, per favore, guarda, dopo c'è quella. Vado dalla prof e le faccio. Allora, prof, che voto mi ha messo? Tutta lì, c'è tutta commentata, no? Vado lì e la prof mi fa... no, non te lo metto il voto. Ma anche se te l'avessi dovuto mettere, sarebbe stato 6. Vieni pure te. Rage quit pure te. Oh. No, paga che è successo. Una cosa troppo ambigua. No, io dopo questa chiudo il canale. Non me ne frega un cazzo che mi paghi se mi bacio alle 14 anni. Chiudo il canale, ho detto. Ok? A me quando le prof fanno queste cose proprio... No, non esiste, non esiste. Non esiste, sono fuori. Firmo la disdetta. Ok? E mi dai pure i soldi perché io queste cose non le posso sentire. Ciao, fanculo. Io l'ho 10%. Eh? Io l'ho 10% di soldi. Ah, sì, non ne ho parlato mai, devo dire. Silenzio. No, mia ne prof, questa è nel programma, lei è sicura? Certo. Non mi risulta, io mi sono preparato adeguatamente. Per me non sei sufficiente.